Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video molto a caldo, video che ho registrato e sto registrando solamente 2 giorni dopo l'accaduto. Vi presento un po' il video. All'inizio ci sarà tutta la giornata completa, anche perché quello che è successo è capitato proprio fine giornata. Quindi nella prima parte c'è tutta la giornata in moto, con scannate, stupidate, tutto quello che volete, mentre nella seconda vi spiego cosa è successo di brutto quella giornata lì. Location di oggi, Passo della Cisa. Abbiamo fatto un po' di strada col furgone, tutte e tre le moto sopra, nessun problema durante il viaggio. Con noi c'è anche Mirko oggi, KS90 nuovo, e adesso iniziamo a salire. Prima volta che siamo qui in trasferta, noi quindi cerchiamo di stare un po' attenti. Ovviamente pieno su tutte le moto. Forse non l'avrete notato, raga, ma ho montato il nuovo parafango sul K, quindi addio, addio mega parafango dell'SXF. Abbiamo montato quello dell'SMR 2021, molto più corto e molto più estetico. Ma qua se uno arriva lungo a Locatemato, che fa la sua. Minchia, stanno fondendo le moto questi. Strafigo, sembra di essere nella foresta nera che ho visto. Allora, con i 300 mi sarei lanciato dentro gli alberi. Minchia, è tutto una buca dopo l'altra. Troia, oh, sono in marcia anche. Allora, raga, siamo scesi dall'altra parte, però la discesa non ve l'ho registrata perché mi sono dimenticato le batterie in furgone. Quindi adesso vi registro questa salitina e dopo noi proseguiamo la giornata in modo molto tranquillo. Strada spettacolare di qua, meglio dell'altra parte che mi era piaciuta. Ve la consiglio un botto come strada, però mi raccomando state attenti perché è piena di cambi di asfalto, buche e queste cose qui. In questo tratto no, però vedrete. C'è tantissimi cambi d'asfalto, un po' di sporco, guardate quante piante che ci sono, veramente bello come posto, è assurdo. Vedete qua asfalto diverso, qualche buca.
Ma siamo matti, ma che strada? Ma qui bisogna stare notti. Oi, docro. Ma che cazzo vuol dire? Peccio, mi son ca... Hai visto che buco c'era? Location Passo della Cisa, come avete visto, posto molto bello che consiglio a tutti quanti se volete andare a fare un giro domenicale senza esagerare troppo col gas. Personalmente mi è piaciuto di più la parte che va dal punto più alto alla Spezia, invece quello che va da Parma alla Cisa proprio. Cosa è successo? Fino a quel punto la giornata era andata magnificamente. Solamente un rischio su una frenata, ma niente di che, ero rimasto anche nella mia corsia. Orario circa 4 del pomeriggio. Iniziamo a scendere dal bar, quello che c'è su, per tornare al furgone, caricare la moto e tornare a casa per chiudere la giornata nel modo migliore possibile. E invece non è stato così, assolutamente. La prima cosa che forse nel video non sembra, ma vedendo le notizie del telegiornale, veramente sconcertante, nella discesa che starete vedendo ha perso una vita un ragazzo di 34 anni. Non so la dinamica, comunque è volato di là del guardrail, quindi non penso che abbia fatto, non penso che abbia avuto un impatto molto molto semplice, diciamo. Vista questa cosa, ci siamo detti tutti quanti, scendiamo con molta più calma rispetto a come siamo saliti, perché avete notato che comunque siamo saliti un po' molto sulle righe, molto spavaldi. Allora siamo scesi con calma e su una curva che andava verso sinistra in discesa, che starete anche vedendo, c'era un ragazzo con un Duke 125 sul ciglio della strada. Quella parte di strada è fatta così praticamente. C'è il muretto, una parte di vuoto tra muretto e asfalto, e l'asfalto che ogni anno rifanno per rendere la strada agibile. C'era tipo un solco di, non so, 30 cm, 25, una cosa del genere, e la sua moto era tra l'asfalto e la muretta. Ragazzo, non disteso, era seduto, e sembrava tipo un po' consolarsi, cioè era lì, sembrava un po' riposarsi. Eravamo un bel gruppo, noi penso una decina di ragazzi che stavano scendendo. Io con la coda dell'occhio ho notato che il suo casco era, non dico distrutto, comunque aveva il casco da cross e aveva il frontalino spaccato, cioè staccato dalla sua sede originale. Ci ho pensato un secondo, inchiodato subito, mi sono girato, tutti gli altri sono scesi perché non avevano letto la situazione. Mi sono girato, sono tornato su, mi sono fermato subito. Tra l'altro mi conosce il ragazzo, quindi spero che la convalescenza in ospedale sia andata bene. L'ho soccorso subito, ho mollato il KTM in strada così proprio senza pensarci un secondo. Fortunatamente non si è rotto niente, infatti sono riuscito a dargli una mano e siamo andati a bere un po' d'acqua per recuperare un po' di energie, diciamo. Nell'immediato voleva anche tornare a casa in moto, quindi si ricordava il nome, si ricordava cosa era successo, eccetera eccetera. Il casco se l'era già tolto da solo, anche se non si dovrebbe, e niente, quindi diciamo che il primo ostacolo era passato. I primi 5-10 minuti di quando sono stato lì io aveva ancora l'adrenalina in corpo, quindi sentiva poco male e era ancora abbastanza pimpante. Dopo ciò, quando l'adrenalina è scesa, fortunatamente avevo già fatto sedere il ragazzo vicino a un albero all'ombra, ha iniziato a sentire male ovunque, non si sentiva più le mani, no, eccetera eccetera. Nel frattempo sono saliti tutti quanti e abbiamo dovuto prendere una decisione un po' tutti assieme, diciamo, di chiamare l'ambulanza assolutamente, perché vedendo il casco, lui era tutto sporco di verde, quindi comunque sicuramente dalla discesa era andato addosso alla muretta e sicuramente era stato catapultato fuori dalla strada, cioè e lì non c'è tanto, se vai dritto vai addosso alla muretta e ti sbalza fuori la cosa.
Allora un po' gli altri erano molto impanicati, li ho visti subito, ho preso il telefono, 118, chiamato, mi hanno fatto accedere a un sito tramite un link dove vedono la posizione reale proprio di quelle straprecise. Nel giro di... sono stati veramente molto bravi, 5, massimo 7 minuti sono arrivati con l'ambulanza e 10 minuti, cioè proprio subito dopo, è arrivato anche l'elicottero. Vi posso assicurare che vedere un elicottero atterrare perché c'è un biker per terra che si è fatto male è una cosa che non auguro a nessuno, soprattutto anche chiamare l'ambulanza, cioè raga, è stata una cosa, per fortuna sono stato lucido e la cosa sembra essere andata per il verso giusto. Ci tenevo a portarvi questo video perché in prima persona volevo dirvi di non avere paura a chiamare l'ambulanza, fermarvi, dare una cazzo di mano a qualcuno che vedete in difficoltà in strada, ma non dico solo tra di noi motociclisti, lo dico in generale. Vi posso assicurare che non è stata l'esperienza più bella della mia vita, per niente, anzi, però sono contento di aver potuto dare una mano molto tempestivamente, diciamo. Volevo portarvi un video diverso oggi, dove facevo un bel giro col KTM, ma invece vi ho portato questa esperienza che mi terrò sempre nel mio cuore e anche nella mia testa. Mi raccomando, testa sulle spalle quando si è in moto, andate piano, non prendetemi come esempio, come avete visto ci siamo anche divertiti troppo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!